Salve a tutti amici di Spazio e bentornati, abbiamo scaricato in anteprima per sviluppatori la beta 1 di iOS 16 di cui andrò a fare un riassunto di quelle che secondo me sono le principali novità degne di nota dopo la sigla. Prima di iniziare come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ricordando cosa molto importante di attivare le notifiche facendo un clic sull'icona della campanellina. La novità più eclatante è sicuramente la nuova schermata di sblocco personalizzabile che diventa simile ad un quadrante per Apple Watch. Basta tenere premuto lo schermo per entrare in modalità editor e scorrere fra quelle disponibili, modificarle o crearne di nuove. La schermata è divisa in tre blocchi. Quello con giorno e data può essere sostituito con piccole informazioni su meteo, calendari, attività fisica e simili. Il blocco dedicato all'orario può essere personalizzato scegliendo fra vari stili e una palette potenzialmente infinita di colori, dal momento che oltre a quelli proposti è possibile sceglierli con precisione da questa schermata. L'ultimo blocco è quello che andrà ad ospitare fino a 4 widget di diverse dimensioni, per il momento possiamo aggiungere solo quelli relativi ad app di sistema, ma a settembre inizieremo a vedere anche quelli di app di terze parti. Toccando il tastino qui in basso avremo la possibilità di impostare al volo modalità prospettiva e anche profondità con cui il wallpaper va leggermente a coprire l'orario dando un effetto a livelli. La cosa che preferisco è il nuovo menu dedicato agli sfondi dove tutto viene mostrato in una vera e propria galleria divisa per categorie. Qui è possibile scegliere modelli preimpostati oppure crearne di nuovi dal menu qui in alto. Selezionando persone, il sistema riconoscerà tutte le foto in cui sono presenti persone. I soggetti vengono opportunamente scontornati e staccati dallo sfondo per creare questo effetto di sovrapposizione. Scorrendo verso destra possiamo modificarne lo stile che ci proporrà anche il font e i colori di data e ora. Pizzicando con due dita sul soggetto, è possibile invece ingrandirlo, rimpicciolirlo o spostarlo dove fa più comodo. Naturalmente sto passando a rassegna molto velocemente quelle che sono le principali novità dell'aggiornamento, non mi sto soffermando nello specifico sulle singole funzioni, ma ci sarà sicuramente tempo e modo di farlo in futuro, anzi, a tal proposito ti consiglio di seguirci su TikTok perché già ogni giorno lì sopra pubblichiamo tanti trucchetti, tutorial, approfondimenti, suggerimenti su iPhone, WhatsApp, Instagram e chi più ne ha più ne metta, e quindi sicuramente nelle prossime settimane ci dedicheremo anche alle nuove funzioni di iOS 16, te lo dico già in anticipo, ci soffermeremo sicuramente parecchio anche sulla personalizzazione della schermata di sblocco. Ci seguono circa 280.000 persone che ogni giorno apprezzano i nostri video e interagiscono con i nostri contenuti, quindi se ti va vai a dare un'occhiata. La modalità foto permette essenzialmente di fare la stessa cosa però con oggetti, foto casuali invece ci permette di selezionare più di una foto o un intero album di foto che a nostra discrezione si alterneranno come sfondo del nostro iPhone ogni giorno, ogni ora oppure ogni volta che accendiamo lo schermo o ancora ogni volta che ci tocchiamo sopra. Emoji permette di selezionare fino a 6 emoticon dalla nostra tastiera per creare automaticamente pattern da impostare come sfondo. Scorrendo verso destra si può modificare la disposizione dei vari oggetti per avere texture sempre diverse e naturalmente modificare il colore di sfondo. Con meteo potremo utilizzare come sfondo della nostra schermata la situazione meteorologica aggiornata in tempo reale con il cielo che cambia in base al tempo. Mentre con astronomia potremo avere come sfondo un'immagine astronomica dinamica che cambia in base all'ora del giorno. Possiamo scegliere la Terra, un suo dettaglio sul nostro paese, la Luna, un dettaglio della Luna o l'intero sistema solare. Una volta impostato questo sfondo sarà dinamico anche all'apertura e sbloccando il telefono l'oggetto scelto cambierà posizione. Ultimo stile molto minimale è Color che permette di impostare come sfondo un singolo colore da variare con una serie di gradienti preimpostati. Oltre a questi è possibile impostare delle combinazioni di sistema come quello con lo sfondo ufficiale di iOS 16, quello del Pride o quello con l'arcobaleno che anche in questo caso mostrano delle animazioni molto carine durante lo sblocco e anche durante l'apertura. Le varie schermate di sblocco create possono essere reimpostate in qualsiasi momento ed è possibile anche associarle a delle modalità di full immersion in modo da impostare automaticamente la schermata personalizzata con widget utili quando si svolge una certa attività. Ultima novità sostanziale per quanto riguarda la schermata di sblocco sono le notifiche che adesso appaiono nella parte bassa della schermata e si raggruppano partendo dal basso. Poche novità sostanziali per quanto riguarda invece la schermata home se non l'aggiunta del tasto cerca qui in basso che ci permette di richiamare al volo lo spotlight. Anche se sono statici in realtà potete già scaricare tutti i wallpaper ufficiali di iOS 16 gratuitamente dal nostro sito interamente dedicato agli sfondi, Wallpaper Central. Li abbiamo già caricati ieri sera ma oltre a quelli di iOS 16 ci sono centinaia di altri wallpaper degni di essere scaricati. Quindi vi consiglio di dare un'occhiata sia sul nostro sito appunto Wallpaper Central che sull'omonima app gratuita Wallpaper Central che potete scaricare gratuitamente da App Store. Per lo stesso principio visto prima con gli sfondi, adesso l'app foto riconosce oggetti e soggetti e permette di scontornarli per poi trascinarli in altre app come fossero stickers.
Basta tenere premuto su un soggetto o un oggetto e spostare leggermente il dito per staccare l'immagine dallo sfondo e trascinarla in un'altra app. L'app Foto adesso riconosce anche il testo all'interno dei video, basta metterli in pausa e toccare il testo per selezionarlo, oltre che tradurre istantaneamente a schermo il testo scritto in altre lingue. Scorrendo verso il basso nella schermata degli album, possiamo notare una nuova sezione chiamata Duplicati che riconosce tutte le foto duplicate e ci permette di unirle per risparmiare memoria. Notiamo anche finalmente la possibilità di proteggere con il Face ID sia la cartella delle foto nascoste che di foto e video eliminati di recente. L'app Messaggi adesso permette di modificare messaggi inviati su iMessage proprio come avviene su Telegram in modo estremamente semplice, allo stesso tempo addirittura eliminarli ma solo se inviati negli ultimi 15 minuti. Oltre a questo possiamo adesso contrassegnare le conversazioni come lette o non lette, esattamente come accade per le mail. L'app Mail si arricchisce di 3 novità sostanziali, ovvero la funzione invio programmato che può essere richiamata tenendo premuto il tasto di invio e ci permette di impostare una data e un orario in cui inviare la mail appena scritta. La funzione ricordamelo che ci ricorderà di leggere e rispondere ad una mail importante in un secondo momento e la funzione annulla invio che ci permette di bloccare una mail in uscita quando ci accorgiamo di errori o se l'abbiamo inviata per sbaglio. Una cosa richiesta da molti e finalmente disponibile è il feedback tattile per la tastiera. Una volta attivata questa funzione, percepiremo una piccola vibrazione ogni volta che premiamo un carattere sulla tastiera. È stata rivoluzionata anche la dettatura vocale, che adesso può essere lasciata sempre attiva durante la composizione di testi o messaggi e ci permette anche di interagire in tempo reale con la tastiera per spostare il cursore, aggiungere caratteri al volo oppure correggere eventuali errori mentre stiamo ancora dettando. Prima di proseguire ti consiglio di seguire Scontiamolo su Telegram attraverso l'app, attraverso il sito, dove ti pare. Perché? Perché Scontiamolo ti permette di risparmiare tanti bei soldini sui tuoi acquisti online grazie a sconti esclusivi, imperdibili e anche errori di prezzo segnalati in tempo reale. Quindi fidati, ne vale la pena. L'app Mappe adesso mostra molti altri edifici e monumenti in 3D. Aggiunge la possibilità di creare itinerari con mappe intermedie in modo da dare un ordine intelligente alle varie faccende da sbrigare mentre siamo in giro per la città. Inoltre il sistema valuta in tempo reale scalinate o ripide salite per rendere più agevole lo spostamento dei pedoni proponendo percorsi alternativi. L'app Salute introduce la nuova sezione farmaci che ci permette di creare una lista dei farmaci che dobbiamo assumere con i relativi dosaggi e impostare promemoria, settimanali, giornalieri e orari in modo che il nostro iPhone possa ricordarci di prenderle nel momento opportuno. È stata aggiunta nel sistema anche l'app Fitness che adesso può essere usata anche senza un Apple Watch. In questo modo sarà possibile chiudere cerchi usando unicamente l'iPhone e tracciare corsa, camminata, calorie bruciate e obiettivi giornalieri direttamente attraverso i sensori dell'iPhone. Anche il centro di controllo si arricchisce di un nuovo pulsante che possiamo aggiungere dall'omonimo menu nelle impostazioni e che ci permette di prendere note al volo richiamando la funzione nota rapida in qualsiasi momento anche dalla schermata di sblocco. Sempre per quanto riguarda le impostazioni, iOS 16 aggiunge una semplice quanto comodissima novità che ci renderà più facile la condivisione della password del Wi-Fi. Basterà toccare qui sopra per vedere in chiaro la password e copiarla in modo da condividerla sulle varie app di messaggistica. Novità molto comoda per i possessori di AirPods è il nuovo posizionamento del menu a loro dedicato che adesso appare direttamente fra le prime impostazioni quando gli auricolari vengono collegati ad iPhone. Da questa schermata che sostanzialmente già conosciamo, i possessori di AirPods Pro potranno sfruttare anche una nuova funzione che permette di personalizzare l'audio spaziale. Il sistema richiede innanzitutto una scansione facciale identica a quella di Face ID, poi richiede di scannerizzare il nostro profilo destro e quello sinistro per rilevare il posizionamento e l'angolazione delle nostre orecchie. Tutto questo servirà per rendere più realistico l'audio spaziale con una diffusione costruita su misura del nostro orecchio. Come ho già detto prima, ovviamente queste non sono tutte le novità introdotte da iOS 16, sono solo quelle principali, più evidenti, che realmente fanno la differenza sul dispositivo. Poi ce ne sono tante altre di relativa secondaria importanza di cui abbiamo fatto un elenco completo sul nostro blog all'interno di un articolo dedicato in costante aggiornamento dove abbiamo segnalato ogni singola finezza ritrovata all'interno di questa beta 1. Ricordo che per il momento la beta 1 può essere installata solo ed esclusivamente dagli sviluppatori. Fra qualche settimana, per i primi di luglio, uscirà anche una beta pubblica. In ogni caso vi segnaleremo poi come scaricarla e come installarla sui vostri dispositivi quando sarà il momento, e sarà disponibile per tutti gli iPhone da iPhone 8 in poi a partire da settembre, quando sarà rilasciata appunto la versione definitiva per tutti. Prima di concludere vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, in particolare Instagram e TikTok. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ricordando di attivare le notifiche facendo un click sull'icona della campanellina. Io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui se spazio.